Radio Radicale, siamo col senatore Alberto Balboni per parlare un po' del clima che c'è in questi giorni. Allora, domani si dovrebbe ricordare il 25 aprile. Noi dobbiamo constatare che questa sarà una giornata piena di polemiche, perché sarà veramente strano vedere che in molte città, in alcune città, per molti ebrei non sarà possibile partecipare a queste celebrazioni. Ma al di là di questo, c'è stato anche un episodio sgradevole nei confronti di una senatrice, Ester Miali, che è intervistata da Radio Anch'io, si è vista fare una domanda da un giornalista, tipo: ma lei è ebrea? Allora io le volevo chiedere una riflessione su questo episodio che ha suscitato parecchie scalpore e tante polemiche. È un fatto molto grave, inaudito, che le opinioni di una persona siano subordinate alla sua confessione religiosa, alla sua provenienza culturale, alle sue radici. È una cosa che se avesse fatto un giornalista di destra nei confronti di un esponente di sinistra, ci sarebbero i caschi dell'ONU dentro la RAI per un fatto così grave. E invece qui ho già letto dei comunicati che minimizzano, che dicono: ma sì, è stato frainteso. No, questo testimonia ancora una volta di questo atteggiamento di arroganza basato su una presunta superiorità morale che non esiste assolutamente, di giornalisti, intellettuali, politici, scrittori di sinistra, che pensano che loro, essendo superiori, si possono permettere anche di fare affermazioni di questo genere. È purtroppo un vizio antico della politica, della cultura, del giornalismo italiano, ma che non solo non ha più motivo di esistere, ma che è un sintomo di totalitarismo, di quel pensiero unico che noi stiamo cercando di contrastare in tutti i modi. Perché c'è questo clima che noi vediamo anche nelle manifestazioni degli studenti? Purtroppo lo stiamo vedendo anche negli Stati Uniti, in alcune università. Questo clima di scontro così forte e così duro, che poi diciamo, supera dei limiti di guardia, come nel caso della senatrice Miani. È purtroppo un atteggiamento che viene da lontano e che ha, come ha descritto molto bene ad esempio Rampini nei suoi libri, è un sentimento anti-occidentale che nasce proprio dentro l'Occidente. È una sorta di malattia autoimmune per cui l'Occidente sembra, almeno in alcune sue frange, ormai destinato ad autodistruggersi dall'interno, cioè in certe università americane il solo fatto di essere, come dire, di pelle bianca è un motivo per essere odiati, cioè è una discriminazione al contrario. E come sappiamo, molto spesso dai campus americani arrivano le parole d'ordine che poi si diffondono anche in Europa, è già successo nel 68, noi abbiamo una certa età e ce lo ricordiamo, ed è un atteggiamento molto pericoloso perché porta, come dicevo prima, a una sorta di totalitarismo dolce, per cui chiunque la pensa diversamente dal pensiero unico è additato come il nemico da battere e da distruggere. Cioè hanno iniziato abbattendo le statue e adesso cominciano ad attaccare le persone. Guardate che voler impedire a una persona di parlare in uno stato democratico è un fatto gravissimo, eppure gli studenti dentro l'università, che dovrebbero essere la culla del confronto, del dialogo, dello studio, dell'approfondimento, della tolleranza, della comprensione dell'altro da sé, e invece organizzano manifestazioni violente per impedire a qualcuno di parlare. Può essere in un'occasione un esponente di destra, può essere un'altra occasione un docente universitario la cui unica colpa, o un giornalista la cui unica colpa è quella magari di avere radici israelitiche, e siamo a questo punto, quindi c'è veramente una torsione della cultura e della politica occidentale che sta autodistruggendoci. Dobbiamo fermare questo virus che si sta diffondendo prima che diventi inarrestabile.
L'ultima cosa, quando ci metteremo dietro le nostre spalle tutte queste cose per le quali il paese verrà diviso tra buoni e cattivi, tra democratici e antidemocratici, presunti antidemocratici? Quando la sinistra smetterà di utilizzare argomenti di carattere morale, di carattere storico, di carattere culturale per indicare il nemico da distruggere. In democrazia non esistono nemici da distruggere, esistono avversari che la pensano diversamente da te e tu devi convincere attraverso una libera competizione democratica che hanno torto, o comunque convincere la maggioranza dei cittadini che la tua proposta è migliore di quella degli altri. Fateci caso, ogni anno che si vota viene riscoperto l'antifascismo, ma l'antifascismo, che potrebbe e dovrebbe essere un momento di, come dire, unità di tutta la nazione, domani si festeggia il 25 aprile, il 25 aprile deve essere un momento in cui si festeggia la libertà riconquistata, si rende omaggio a chi ha sacrificato la propria vita o ha messo a rischio la propria vita per difendere le nostre libertà. Sarebbe anche giusto rendere omaggio alle vittime dell'altra parte, perché comunque, come già sottolineava Luciano Violante quasi 30 anni fa, anche molte delle vittime dell'altra parte combattevano in buona fede, seppur per una causa sbagliata. Lei sa meglio di me che le cerimonie a riquadro 4 al cimitero di Milano vengono avversate, osteggiate. Certo, e allora dico, se noi volessimo davvero pacificare la storia per poter guardare al futuro con una memoria, non dico condivisa, ma almeno accettata, per cui l'Italia ha una sua storia, per quanto controversa, per quanto difficile, per quanto segnata da tante tragedie, noi come popolo italiano ormai abbiamo fatto già un quarto di secolo nel terzo millennio, dovremmo avere la capacità di guardare in una prospettiva storica anche il passato, fermo rimanendo che tutti, e questo dovrebbe essere il vero discrimine e non altri, che tutti ci riconosciamo nella nostra Costituzione, un patriottismo della Costituzione, per cui tutti gli italiani si riconoscono nella Costituzione, significa consegnare anche alla storia il passato, ciò che la sinistra non vuol fare, perché non ha altri argomenti su cui incitare all'odio e alla divisione di una parte di italiani contro un'altra parte. Grazie al senatore Alberto Balboni. Grazie a voi.